Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, come vedete siamo in viaggio, vabbè, e stiamo andando in ospedale. Oggi è mercoledì 14 luglio e intanto che ci dirigiamo volevo fare gli auguri a mio fratello, perché oggi è il suo compleanno, oggi compie 19 anni. Quindi auguri Lorenzo! E niente, io intanto vado e poi ci vediamo dopo, vi faccio sapere. Eccomi di nuovo in macchina, ormai la macchina è diventata il nostro punto di chiacchiericcio, e poi adesso che guida Maurizio ancora meglio. Praticamente sono di nuovo qui perché hanno rimandato l'intervento, non l'hanno annullato per il momento, solo rimandato, perché il chirurgo che mi doveva operare dice: io non riesco a sentire bene questi linfonodi, che invece il primario aveva sentito benissimo. In più, come vi avevo detto, l'anestesista aveva messo quei punti interrogativi su toxoplasmosi e mononucleosi, di conseguenza hanno deciso così. Aspettiamo i risultati degli esami. Lunedì alle 10:30 devo essere in ospedale per andare a fare la visita col chirurgo che doveva operarmi stamattina e il primario, e all'1 ho l'ecografia con un tecnico specializzato in linfonodi, penso, non ho ben capito sinceramente, ha detto un tecnico specializzato, e poi da lì appunto decidono il da farsi. Se questi linfonodi sono sempre grossi come nella prima ecografia, allora mi rifanno il tampone, per mia gioia e felicità, e mercoledì mi operano sicuramente, così hanno detto. Se invece dall'ecografia questi linfonodi, e anche dagli esami questi linfonodi, dovessero essersi rimpiccioliti e gli esami dovessero essere positivi a magari la toxoplasmosi, per esempio, allora a quel punto non mi opererebbero per niente. Qui siamo ancora in ballo, perciò balliamo, quindi in questi giorni andremo avanti con le nostre faccende, con le nostre cose da fare. Io ora stirare 10 quintali di roba e poi devo andare a prendere dell'altra roba di sotto, quindi comunque da fare ce n'è. Vi porterò con me, perché tanto è inutile rimuginare su questa cosa qui, no? Aspettiamo lunedì e vediamo com'è. Oltretutto, venerdì Maurizio deve fare il vaccino. E adesso, oggi stamattina, vado al dottore perché gli sono uscite delle macchie sulle mani, e quindi lo mando dal dottore a vedere cosa possono essere. E poi lunedì invece al vaccino Luisa. Infatti questa settimana diciamo che eravamo ancora abbastanza messi bene, invece la prossima settimana è comunque un gran casino, perché la mamma inizia a lavorare, a fare delle sostituzioni. Luisa va a lavorare comunque lunedì al vaccino, perciò se decidono di operarmi starà a casa Maurizio, ma starà con i bambini, ma comunque non cambierebbe niente, perché in ospedale gli hanno detto che non può entrare neanche mezz'ora, può solo telefonare e chiedere informazioni, ma a meno che io non sono morta stecchita, voglio dire, gliele do io, gli dico io: guarda che sto bene, sono vivo. Se vuole avere informazioni più specifiche deve chiamare il reparto. E niente, quindi comunque sarà lui con i bambini, mi porterà in ospedale e poi sarà con i bambini. E quindi niente, adesso stiamo tornando a casa e quindi poi ci aggiorniamo magari più tardi, comunque
faccio qualche cosa, vi faccio vedere. E niente, è andata così. Non sono molto d'accordo su, cioè sono felice della scrupolosità del chirurgo prima di tagliare, perché comunque ha detto devo farti un'anestesia totale, ti devo tagliare, quindi prima voglio essere certo al 100%, perché io così alla palpazione lo sento, ma lo sento molto profondo, perciò cioè, preferisco. Però d'altro canto bisogna anche capire che la gente dovrebbero anche capire che, per carità, loro stanno lavorando e tutto quanto, però Maurizio oggi si è preso il giorno perché mi dovevano operare, tutto quanto, cioè non è il modo di fare così, perché come loro stanno lavorando anche gli altri lavorano, non è che si può, uno può fermare la sua vita, perché però vabbè, è andata così. Speriamo che magari questa non operazione possa essere un buon segno e che non, magari non sia rimandata ma annullata. E niente, comunque andiamo avanti con le nostre faccende, ci vediamo dopo, ciao! Sabrina? Perché mi piace tornare alla Overway? Ma non... sì, dobbiamo... Dobbiamo farci prendere la canzonetta. Siamo passati un attimo nel bagno del Lidl a fare la pipì. Non abbiamo in realtà una vera e propria lista, quindi prenderemo quello che ci occorre. Sì, in offerta, prendiamo delle cose così. E niente, quindi vi portiamo con noi. Ecco, questa postazione non va bene. Ok, ecco. Allora, il video spesa lo vedrete, cioè in realtà a questo punto, quando vedrete questo vlog, il video spesa l'avrete già visto. Quindi, spero che vi sia piaciuto. Mentre adesso, niente, nel vlog vi lascio il vlog normale. Vi farò vedere velocemente la degusta box. Così senza, perché ho visto che comunque non è che interessa tantissimo, allora magari facciamo una cosa molto svelta e vi faccio vedere magari velocemente quello che ho trovato nella degusta box e boh, non sto a fare un video a parte proprio per quello, tiro fuori la roba e poi ve la faccio vedere. Così da non occupare giorni con video magari, non dico poco interessanti, però in effetti se uno non la compra magari non gli va. Quindi sarà lì sotto, ci sarà la descrizione del vlog e poi ci sarà il codice sconto attivo se volete prendere anche voi la degusta box per usare, usufruire dello sconto di 6 euro sulla prima degusta box. Intanto stiamo guardando l'insieme e quindi ne approfitterò, visto che comunque qualche giorno ancora libero prima poi del verdetto finale, per andare avanti con dei lavori. Prima di lunedì. Sì, ci sono dei giorni, quindi per fare dei lavori, per fare tipo di passare la candeggina lì per levare quella
poca muffetta, così almeno la leviamo, il muro ha il tempo di asciugarsi bene fino a che non andremo a passare l'antimuffa, che poi più che altro, per esempio in sala, è uscita qui sotto la finestra e poi dietro la stufa, però se no non è uscita tanto, ecco. È un po', ah sì, lì che avevamo già pulito e quindi non sbattere così. E quindi niente, adesso andiamo a fare i compiti, cioè loro fanno i compiti e noi ci aggiorniamo dopo, faccio delle faccende, vi faccio vedere. Questo qui è un altro top che ho preso sulla dai cinesi, sì. E anche questo qua è abbastanza carino, mi piace. Invece un altro che ho preso mi è troppo largo, perché qua devo stringere le spalline, se no è troppo largo. Vabbè, andiamo a fare i compiti. Nella Degustabox ho trovato questo. L'unica cosa che vi dirò singolarmente è il prezzo a cui lo possiamo trovare in commercio. Allora, partiamo dalle gocciole. Le gocciole le possiamo trovare a 2,29 euro. Fuzz Thea a 0,79. Quello che è arrivato a me, come potete vedere, è tè verde mango con una nota di camomilla. La birra analcolica, 1,19 euro, però la confezione è da 3 bottigliette. La pasta è della Molino Spadoni e la possiamo trovare a 2,80 euro, le penne al TEF. Mentre queste penne a basso indice glicemico a 3,05 euro ed è senza glutine, quindi la faremo provare, la farò provare a Maurizio Gabriele. Poi i Tuc invece 2,09 euro e mi hanno lasciato stupita perché pensavo che era una confezione più piccola. Sono anche integrali, sono nuovi quindi. Io non li ho mai visti. Le olive nere di piccola. È caduto. Senza liquido a 1,59 euro. La senape calvé a 1,99 euro. La barretta della Bikind a 1,99 euro. A noi ci è arrivata di nuovo la stessa dell'altra volta. E le barrette sono senza glutine. Il pesto cuore. Ah, giusto, è vero. Le caramelle della Frisk a 2 euro. Poi il pesto del cuore 1,29 euro, ovviamente non in queste bustine ma nei bottiglini normali. Il tiramisù della marca Tipico, kit completo a 4,50 euro, quindi questo qui proveremo a farlo assieme, vediamo se il kit funziona. La piada della marca Casa della Piada, patate e fagioli, fatta così, 1,99 euro e basta, abbiamo finito. E niente, quindi questo è quello che abbiamo trovato. Fatevi sapere se questa modalità vi piace di più dello scartamento della Degustabox. E niente, adesso vado a sistemare la cucina e poi preparo il ragù, anche se in realtà è già tardissimo. Pesto volevo farvi vedere che è senza glutine e anche questa barretta, forse ve l'ho detto, e se non sbaglio anche, ma la senape se non sbaglio la possono mangiare sempre e basta. I lavori vanno avanti. Oggi Sabrina ha passato la candeggina qui sotto, che è la finestra della cucina. Ci sarà poi da andare a fare vari lavori di rattoppamento,
Vedremo come rimarrà una volta che verranno a metterci poi la finestra nuova. Comunque, la muffa, cioè il muro l'abbiamo pulito. Adesso lasciamo asciugare bene. Intanto andrò a cercare un buon prodotto antimuffa. Questa è la situazione. Sono le 21 di giovedì sera e il tempo è così. Giusto perché con Sara avevamo organizzato domani pomeriggio di vederci, il meteo mette per domani tempesta e il cielo è così. Vabbè, vediamo domani come andrà. Per il momento non mi sembra molto promettente, ecco. Comunque vi terrò aggiornati. Buongiorno, allora oggi è venerdì e è appena andato via il signore delle finestre, come lo chiamo io, e mi manderà l'aggiornamento del preventivo. Stamattina mi sono svegliata con quest'occhio gonfio e che mi fa male. Oggi farò degli impacchi di camomilla. Il tempo è un po' così e quindi non so. È nuvolo, ha messo pioggia dalle 3, adesso vediamo un attimino come va. E abbiamo dato anche una bella pulita ai pavimenti perché non ne potevano più. E una leggera sistemata, ecco, così molto velocemente perché non è che. Stupidamente ho cancellato le clip che avevo iniziato a fare dell'home tour di sopra, quindi sono da rifare tutte. Adesso vedo un attimo con le bambine di mettermici e così almeno cerco di farvelo uscire, perché poi nei momenti in cui viene a mettermi sulle finestre è impossibile fare l'home tour, nel senso che poi ci sarà già poi le finestre nuove, quindi già quella lì sarà una cosa nuova e non va bene, cioè non, se voglio farvi l'home tour prima dei lavori con le finestre nuove non ha senso, perché fan parte dei lavori. Quindi adesso vediamo di dare ancora una leggera sistemata, ma poi non è che c'è così tanto casino, così poi vi faccio vedere com'è la casa. E niente, Maurizio è andato a fare il vaccino, adesso aspettiamo che torna e questo video lo concluderò qui. Vi saluteremo io e Giada, perché così almeno esce oggi pomeriggio, e poi quello che succede, diciamo, da oggi pomeriggio, domani e domenica, lo vedrete lunedì. Vi ringrazio perché stiamo continuando a crescere tantissimo e appena appunto avremo risolto bene questa mia situazione un po' così che non si capisce se cosa bisogna fare, poi vi dirò qual è la sorpresa per i 2000 iscritti.
E nel frattempo vi mandiamo un grosso bacione e vi salutiamo e vi ringraziamo di tutto. Ciao! Ciao! A lunedì con un nuovo video. Ciao ciao!